La sezione provinciale di Treviso ogni anno organizza la festa di metà quaresima, la crostolata. Allora, per i numeri hanno chiesto di venire a Cimolmo perché c'è questa bellissima struttura. 27 sezioni, 1800 soci, attivi in azioni di solidarietà, iniziative culturali e molto altro ancora. Sono i numeri dell'Associazione dei Fanti della provincia di Treviso e a Cimadolmo si sono dati appuntamento in circa 800, un piccolo grande esercito che è anche fiero depositario della nostra memoria storica. Il nostro ruolo, il nostro scopo è quello di ricordare tutti i caduti, nessuno escluso, tutti i caduti in guerra e i caduti nella pace, perché col loro sacrificio oggi noi abbiamo questa nostra libertà. Dal 19 al 22 maggio i fanti di tutta Italia si daranno appuntamento a Brescia per il raduno nazionale, ma c'è un altro appuntamento importantissimo per il quale si lavora nella Marca. Questa qui è la bandiera storica della sezione di Vittorio Veneto, poi si era esaurita nella sua funzione ed l'abbiamo in questo periodo, in questi giorni, ricostituita proprio in previsione del raduno nazionale dei fanti, della fanteria, a Vittorio Veneto che avverrà il 27 maggio del 2018. Ma cosa significa essere fanti nel 2016? Rinnovare, attraverso la propria opera di volontariato sul territorio, quello spirito di sacrificio dimostrato dalle generazioni che ci hanno preceduto. E cercare di essere sempre uniti per alimentare la pace in questi momenti un po' difficili, dobbiamo sempre cercare di essere in pace.